Ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Judgment. Allora, dove c'erano fermati? Dove erano rimasti? Sto svolgendo un po' di missioni secondarie, se non erro. Noi dobbiamo tornare all'agenzia, ok. Però vediamo se c'era una chiave, forse da... c'è una missione legata alle chiavi, alle serrature da completare, non mi ricordo. E poi si sono aggiunti uno e due. Due punti di domanda avevo visto. Ok, vediamo un attimo. L'episodio scorso avevamo fatto quella missione, sì, di quello famoso che era stato intrappolato. Diventerei un fabbro da paura. Ah, ecco, magari persino un vero professionista. Non ne sarei così sicuro. Perché non lasci stare questa storia del tetto e inizi a lavorare come fabbro? Sto scherzando. Vabbè. E eravamo, ok, al massimo. Perfetto, questa è la tua paga di oggi. Ok, punto su di te per gli incarichi futuri. So che sono in debito con Tomioka-sama, mi servono anche dei soldi per vivere. Un giorno le darò quello che le devo, sono sicuro che capirà. Ok, beh, ma noi ce li abbiamo un sacco di soldi. Quindi lui l'abbiamo completato. Vediamo questo, non si è aggiunto. Sembrerebbe di no, nulla di nuovo, credo. No, pare di no. Vediamo un po'. Comunque sono anche incuriosito dalla trama principale, quindi prima o poi vorrei andare avanti. E qua, qua dentro, allo Shellac. Ah, lui? Lui è giornalista. Yami-san, ci incontriamo di nuovo. Sei quel giornalista di prima? Domo. Chiamo Hiranuma e ora lavoro per conto mio. Ma questo non è importante. Ah, diventerà nostro amico. Mi dispiace se sono indelicato, ma ho sentito che non sei solo un detective, che te la cavi in molte cose, è vero? Non so dove tu l'abbia sentito, ma io accetto solo casi nelle mie corde, tranne qualche eccezione. Allora ho un incarico per te. Ho bisogno che mi scatti delle foto di una persona. Ti pagherò per il disturbo, ovviamente. Che dici di 50.000 yen? Vabbè. Volentieri. Chi è questa persona da fotografare? Conosci Kotatsu Igurashi, vero? Il tipo che ha teso una trappola e Inata l'ha arrapato? A quanto pare non ha più lavorato da allora. Ho bisogno che gli scatti una foto. Cosa ti servirebbe? Le cose non gli vanno più molto bene. Ho sentito dire che l'agenzia, che la sua agenzia gli impedisce di apparire in TV. E visto che non può più fare apparizioni, ha iniziato a perseguitare i clienti come butta dentro nella Senryu Avenue. Mi sembra tutto molto ridicolo. Sono curioso di vederlo con i miei occhi. È davvero caduto così in basso? È davvero caduto in basso, vero? Sì. Avrà pensato che sarà facile attirare clienti ora che ha avuto i suoi 15 minuti di fama. Quindi saresti disposto ad aiutarmi? Cerca di avvicinarti il più possibile. Dov'è? Aspetta. Vai, esci. Ah, qui. Ok. Lui, ma guarda, ah, eccolo. No, ehi, bello tu laggiù. Vuoi vedere delle belle panterone sexy? Sembra che un po' di azione non ti farebbe male. Ma quello non è Igurashi? Ehi, Igurashi, fai quella cosa che fai sempre. Se invece facessi qualcosa con sta minchia, piacerebbe se adesso tirassi fuori le mie palle pelose e rugose. Ti farebbe ridere?
Andiamo via. Non fa più ridere. Già, sei proprio caduto in basso. E io che stavo pure dalla tua parte. Cosa? Andatevene allora, brutta testa di cazzo. Wow, una bella lingua, eh. Mi sa che la sua carriera è finita per davvero. Beh, ora è ora di scattare la foto. Devo avvicinarmi il più possibile. Alza camera. Beh, ma aspetta. Come non è possibile? Ah, perché ti sei accorto di me. Aspetta, abbassa fotocamera. Infatti non capivo. No. Ah, aspetta. Lui non me lo ricordo più, comunque. Così va bene. Ecco. Yes. Ottimo. Cosa dovrebbe fare al caso di Hiranuma-san? Immagino che farebbe un bello scoop. Ottimo, una bella fotografia. Ora posso tornare allo Shellac. Che era qua. Cioè, mi ricordo la sua faccia, ma lui non... Ma la storia non me la ricordo più. Chi me l'ha mandato? Oh, ancora. Vabbè, ok. Cazzo, sai cosa hanno fatto? Hanno riempito il mio amico di Lidia solo perché ha detto di averti confuso per lui. Vabbè, ok. Puoi fare qualcosa? No. No, adesso no. Ah, a proposito di messaggi. Ne abbiamo uno. Ah, ok, nel caso forse potevo invitarla, è vero. Questi? La banda. C'è lui che viene a darmi una mano. Non ho preso nessuno, ma... Ok. Facciamo così. Torniamo qui. Dov'è qua? No. Porta. Dov'è la porta? Ah, qua. Oh. Era Numa-san. Era questa la foto che volevi. Yagami-san. Yagami-san non elude mai. Sei stato veloce. Ok. Sì, è un'ottima foto. Mi immagino già il titolo. Prendi, per il disturbo. Beh, il dovere chiama. Devo tornare al lavoro. Grazie. Ci mancherebbe. Fammi sapere se serve altro. Altro aiuto. Va bene. Però adesso... Qua avevo visto... Esatto. Riusciremo ad arrivarci... sani e salvi. Ah, c'è la plastica. Donna, sti vicoli mi sono stretti. Ok. Infatti adesso questi qua... Olè. Ok. Ma questi qua rompono, Può entrare qua dentro? Ah, quello delle freccette. Oh, sei tu. Che bello rivederti. Ehi, che succede? Hai una faccia.
Scusa, è che ultimamente ho avuto una bella schiera di clienti un po' particolari, diciamo. Clienti particolari? Non ti preoccupare, non voglio romperti con queste lamentele. In realtà sono proprio curioso di sapere. Beh, se proprio insisti, ultimamente ho a che fare con persone che non hanno la minima idea di come si ordina. Qual è il tipo di cliente peggiore per un barista? Bella domanda. Clienti chiedono l'impossibile, clienti che odiano alcolici. Vabbè, è un deficiente, scusate. Cioè, vai in un bar, vabbè che ci sono anche gli analcolici, ok? Però... clienti che fanno scena... No, io penso clienti che chiedono l'impossibile, no. Clienti che ordinano cocktail difficili da preparare? Beh, no, non difficili, impossibili magari. Anzi, mi danno la possibilità di far vedere cosa sono capace di fare. Mi piacciono le sfide. Non saprei proprio allora. Molti clienti pensano di farmi un piacere lasciando scegliere a me, ma in realtà mi fanno arrabbiare. Anche se sono sicuro che i nostri cocktail siano ottimi, è difficile sapere che cosa passa per la testa dei clienti. E visto che non sono in grado di leggere nel pensiero, non so mai che cosa preparargli. Capisco che possa essere un problema, specialmente se il cliente poi non vuole berlo. Esatto, perché magari non gli piace. Per questo voglio ricevere un po' più informazioni prima di scegliere. Quindi vale la pena fare qualche parola in più con il barista, vero? Proprio così. Clienti regolari sono un'altra storia, so già cosa gli piace. Allora dovrei venire più spesso, così sapresti già cosa bevo. Sì, per favore. Vuoi che iniziamo subito? Per me? Guarda. Se li prendo... Tanto noi resistiamo. Ecco. Ci ricarichiamo un po'. Sono piuttosto a pezzi. Devi smetterla per il momento. Ah, aspetta. Sì, ci ubriachiamo. Finita. Ah, che ero a 9. Sono roba forte. Grazie. Ok. Ma no, lui devo. Sì, no, devo tornare. Se non andiamo. Devo tornare una seconda volta. Noi andiamo un po' di qua, un po' di là. Bene. Ah, poi aspettate, che mi è stato detto. Visto che Madoka non c'è praticamente mai. Uy. Ma riusciremo a combattere così? E... Anzi, c'è un malissimo. Domandare chi era Oshino. Che era il ragazzo. Madonna. Madonna. Era il ragazzo dell'agenzia Gained, sì. Aspetta. Vabbè, sono un po' ubriaco, signori, aiuto. Andiamo. Vabbè. Classica tecnica dell'ubriaco. Ok. Eccomi qua. Yagami-san, devi ammirare, sì. Amico fidato. Oshino-kun. Oshino-kun. Oshino-kun, aspetta. Non va bene. Se Saori-san lo scoprisse, non parlare più a nessuno dei due. Probabilmente ci vuole qualcuno in grado di mantenere la discrezione su tutta questa storia. In questo caso. Ah no, vedi, Oshino non andava bene. Solo che allora, Ryan sì, è il ninja, mi è stato detto, perché io non... Tanago non me lo ricordo più. Forse l'altro.
l'alter ego, insomma, quello del ninja lì. No, allora niente, dai, vabbè, niente. Vabbè. Va bene, quando sarà disponibile ci andremo. Si spera. Adesso, a sto punto, lasciatemi in pace. Io andrei a casa, semplicemente. Sì, dai. Andiamo a casa, dov'è? Andiamo un pochettino avanti con la trama principale, poi vediamo. No, via, via, via. Anzi, devo vedere... Vediamo un attimo se per caso, ma forse avevo già guardato, se c'erano... Ah no no, ok, avevo già guardato. Comunque con la storia siamo a posto, manca solo la reputazione. Sì, però fa niente, dai, andiamo avanti un po'. Con la trama, la riposa, sì. Devo andare allo studio Genda. Spero che Oshino-kun... Andiamo allo studio Genda. Ehi, sì, siamo ancora ubriachi, aspetta. E qua ci sarà la banda Kane di mezzo. Ma il leader, aspetta, il leader è di là, magari se lo sconfigo, va, così mi lasciano in pace io. Non si può andare in giro così, Sempre lui poi. Ok. Guarda, magari... Visto che è la millesima volta che lo affronto, usiamo qualcosa. Elemento fulmine, dai. Vediamo. Abbiamo i pugni elettrici. Però non andrà subito a terra, dai. Ma va subito a terra, però. Vabbè, no. Usiamo cos'altro, guarda, aspetta, vediamo se facesse elemento fuoco, vediamo, proviamo, forse l'elemento fuoco è più forte, l'elemento fulmine, visto che viene a far danno. Ok, chi me l'ha mandato? Oh, quelli della banda che è praticamente scappato in lacrime. Va bene, ok. Ok. Va bene. Per un po' siamo tranquilli. Abbiamo meno vita. Abbiamo meno vita. Ah beh, vado un attimo. È lì. Dottore. Volevo usare un kit medico. Allora, sono andato dal dottore, mi sono curato, va bene. Adesso andiamo qui. Tavo, Kitaga. Non vedo. Hoshino-kun ga shiryou matomete kureta tte yo. Rei no hashiki no jiken.
あの、昨日真冬が襲われたんですって。協力会に。ああ。もう真冬と話した。ええ。でもちょっと嬉しそうでした。矢上さんが助けてくれたって。 Ah, devo parlare con te. Yagami-san. Genda-sensei, kyou mo konai no ka? Ie. Hiru sugi ni wa kuru sou desu. Koe wa mada genki nai kanji deshita kedo. Sokka. Sore yori, yuube tanomareta ken desu. Hashikitte hito no jiken, shirabe tokimashita. Ore ni mo kikasete kure ya. 先端創薬開発センターの元副所長、橋木徹さん。半年前に殺害された当時、 51歳。深夜、神室町の路地裏で倒れているところを発見されました。誰かに殴られたようですでに意識はなく、その 3週間後に病院で亡くなっています。3週間も？ ええ。その間ずっと昏睡状態だったみたいで。 Allora non è poi così plausibile la premeditazione di cui parlava Kajira. Dareka jiken no mokugekisha wa? Hankou sono mono o mita hito wa inakatta you desu. Tada, jiken no chokuzen, Hashiki ga yotte koi o aragete ta sugata wa ozei ni mokugekisaretemasu. Aite wa kuroi reinkoto no otoko. Kuroi reinkoto? Ee. Demo sono zokuhou wa nashi desu. Tabun keisatsu demo そいつを見つけられなかったんじゃないですかね。とまあ、ネットに落ちてた情報はこんなところでした。事件の大枠だけですね。いや、とりあえずは十分だ。梶平会長は、はしきが計画的に殺されたと。ん？ああ、そう言ってた。でも本当に単なる喧嘩だったのかも。ええ、実は僕もそう思いました。 もし犯人の目的が橋木を殺すことなら、なぜその場でとどめを刺さなかったのかなって。つまり、ただの雪吊りの喧嘩だったから、橋木は即死じゃなかった。いや、俺は逆だと思うがな。え？犯人はプロで、しかも凄腕だ。なんでそう思うんだ？ええ、どうしてです？なんでって。 結果だけ見りゃこの犯人は人一人静かに殺してのけたわけだろ。もし殴ったその日に橋木が死んでたら、警察も殺しとして動く。だがよ、気失ってただけじゃよくある酔っ払いの喧嘩でしかねえ。そんなもん神室町じゃ腐るほどあんだろ。確かに事件から亡くなるまで間が空いたせいですかね。 橋木が死んだことは全然ニュースになってません。一応日本の科学界では名のある人だったのに。じゃあこの犯人は橋木が致命傷か見極めてすぐには死なないように加減した。そんなことできるんですか？だから犯人は凄腕なんだって。こいつは相当暴力を分かってるやつだぜ。だろ？ Non ne sono sicuro. Ma... Ichiri aru no wa mitomeru yo. Kedo, sou kimetsukeru ni wa mada zaiyou ga tarinai. Ma na. Zaiyou to iu to? Hashiki goroshi no sousa shiyou to ka. Kuwashii shiin nan ka mo shiritai. To naruto... Koko wa mata Ayabe keiji no deban janai ka? Aa. 俺もそう思って、実はゆうべ電話してみたんだがよ。なんだよ。今は例の黒岩に締め付けられて動けねえだと。しょうがねえな。だから代理の人間が話を聞いてくれるそうだ。例の火事のラマンでな。お前も行くだろ。ああ、もちろん。OK。 Sì, dobbiamo scoprire che ha ucciso il vice direttore anche per conto, non solo per noi ma anche per Kajira. È un po' che non andavo avanti. Nanka, ore la temati sarete da miteda, no? Ah, aria, Matsugane gumi no mondazo.
なんでだろうね。ずいぶん殺気が抜けられてるような。お？お前もそういうのが分かるようになったか。もしかして俺ら凶霊界とつるんでるように見られてるんじゃ。何にしても言い訳は聞いちゃくれねえようだ。やべ、そりゃ登って、あれはランの、no、tutti insieme, Dai, andiamo, tacco. Sì. Si arrendono mai. Andiamo qua. Ok. Delinquenti questi. Poi biciclette. Ecco. しばらく寝とけって。Aspetta, andiamolo anche se magari non so se mi servirà. ってのがいるはずだ。どんなやつなんだ。さあな、向こうから声かけてくるんじゃねえか。そんじゃまあ探してみようかね。Dov'è il sostituto? Sarà questo? Ah no, mi scusi.Ma qua c'è un fumetto, vediamo. Benvenuto, posso offrire un drink? Sono tutti gratis. Ma no, guardi. Sono a posto. Lui? Vuoi comprare delle chip? No, no, no.C'è Blackjack. Bravo, si poteva uscire, ma scusa, ma forse devo prendere un drink per forza. Aspetta, vediamo. Grazie. Oh, è quella signorina lì, aspetta, che è un po' imboscata. Ciao.ん？もしかして俺のこと呼んだ？座って隣。早く。ん？前にどこかで。冗談はやめてくれる？冗談って？いいから。
それより場所はここでいいの？それとも、もっと人目につかないとこ行く？いや、まずは落ち着きなよ。無理。とにかく早くしてほしいの。おっと、参ったな。は？ノリが良くて情熱的なタイプね。そんなに嫌いじゃないよ。でも一応俺もこう見えて慎重っていうか、初対面の女性とは。八神くん、本当に私がわからないの？ん？誰？真冬よ。なんでお前。え、真冬？ノリが良くて情熱的な女じゃございませんの。申し訳ないですね。いや、っていうか、なんでここに？綾部刑事の代理。お前が？え？綾部とはどういう？今朝、彼から急に連絡があったの。自分の代わりに八神くんに協力してほしいって。捜査資料、創薬センターの橋木が殺された事件のね。必要なんでしょ？検察から持ち出してきたのか。やばいだろ。だからちゃんと変装したし、ここでなら大丈夫なんでしょ？ドキドキしてるけど。無理すんなって。いいの、昨日助けてもらったお礼だから。それともう一つ、泉田健二の件だけど。ん？やっぱり新谷先生のことで八神君を逮捕する気みたい。そっちも早く何とかした方がいいよ。分かってる。ありがとうな。じゃあね。誰だ今の姉ちゃん。綾部の代理だよ。あ？なんだよこれ。Parla. これ捜査資料か。橋木が殺された時の。真冬が検察から持ち出してきてくれたんだ。真冬ちゃん？じゃあさっきお前といた姉ちゃんが？俺も最初気づかなくて怒られたよ。よ、お前も見てみろよ、この橋木の資料。これ橋木の経歴か。さすがの高学歴って感じだな。創薬センターの副社長になったのが4年前。ってことはお前が大久保の弁護をしてた時にはもう橋木もセンターにいたんだな。木戸と各研究に予算を割り振ってもいたらしい。となると橋木もセンターじゃ結構な権力者だったはずだ。Ed è questo il motivo per cui Kajira l'ha attirato dalla sua parte. Questo è il mio studio di studio. Questo è il posto dove è stato caduto. Un'ora prima, aveva bevuto in un cava vicino. E questo è il cava. Il nome del negozio è Queen Rouge.アックは結構高いのに、羽振りがいいね。橋木は一人でクイーンルージュに来てたのか。いや、もう一人同僚といたみてえだな。ん？例のショーノってやつとだ。じゃあ橋木は創薬センターからわざわざカムロ町まで来てショーノと飲んでたのか。そこで何を話してた？さあな。Sean è capo della ricerca sul CS9. Sicuramente lavora sotto Kido. Mise o deta ato, Shono no ho wa Hashiki to wakarete, hitori de taxi ni notta. De, Soyak Center ni modotte, Kido to hanashiteru. Taxi gaisha no kiroku de, ura mo toreteru mitai da. Tsumari Shono ni wa alibai ga aru tte koto ka. Ato, Kido mo sou da na. Ah.橋木の方はタクシー乗り場でレインコートの男と言い合いになって、その後路地裏で倒れているのが見つかった。死んだのはその3週間後だ。
ひどいな。死因は殴打による脳挫傷と。殴られたのは14、5発。手袋越しに殴られたとみられ、指紋は検出できず。これでやっと事件の大枠が分かったってとこか。で、次はどう動く？現場の場所が分かったんだ。ハシキが倒れていた場所を見に行く。クイーンルージュって店もその近くだ。Aggiunto informazioni. Andiamo, andiamo, compagno. Ma la Madonna, ci ho beccato un angolino. Ma che sono? No, adesso. Aspetta, ecco, ok. Abbiamo una forza. Aspetta, era qua. Ok. Forza assurda. Allora, siamo vicini. No, ecco che io sbaglio strada. La nostra destinazione, sì, ma dopo 4 anni, cioè. Non credo troveremo molto. Però. Kaito-san, warii kedo, Hashiki no yaku tanomeru. Kono hen datte na. Kou ka? Sasuga. Shitai yaku no offer kuru yo. Fuzaken na. Hantoshi mae. 平日の夜11時過ぎ、店で一緒に飲んでいたショーのタクシーに乗せて別れた直後、6メーズ、スクザート。ハシキはレインコートの男と口論し、その後、ここで倒れている姿が発見された。ショーのがタクシーに乗ったのは昭和通りだ。そこから喧嘩するためにわざわざ場所変えたわけか。ここの人気がない感じ。犯人は初めからハシキを殺す場所としてここを選んだ。そこまで言い切れるか？まあ刑事の勘ってやつ。誰が刑事だよ。ここはもういいだろう。タボ、事件から半年だ。何か証拠が残ってるわけでもね。ああそうだな。proprio detto io anche se ho sbagliato。No, 4 anni era la presidenza, la vicepresidenza. Ormai, cioè. No. No. Sto indagando. Queen Rouge. Majime na kenkyūsha tachi mo koi o toko kuru nda ne. Shou no wa tomokaku.ハシキは真面目じゃないだろう。梶平のスパイだったんだから。まだ開店前か。誰かいりゃいいけどな。Vediamo。Possiamo。すいません。誰かいます？どちら様で？まだ開店前です。それにうちは完全会員制でして。ああ、先端創薬センターの橋木さんいるでしょう。あの人からの紹介なんだけど。橋木さん？さあね。それに紹介ならご本人から直接していただかないと。Ragazzo fa il finto tonto, ma con me non attacca。橋木さんが死んだのは知ってますよね。半年前、この店を出た後、殴り殺された橋木さんです。あんたら誰だ？警察じゃないでしょう。カムロ町の探偵だよ。八神探偵事務所。事件があった夜のことを聞かせろ。何なんだてめえ。そんな前のこと覚えてねえよ。いや、別にあなたの話じゃなくてもいいんです。この店、テーブルに女の子がつきますよね。できたら、橋木さんのとこについてたことを話したいんだけど。
さっさと帰れって。うちがあんたらに協力する義理なんてねえよ。ちゃんと誰かの紹介受けて、メンバーになったら話くらい聞いてやってもいい。ただ、一応言っとくと、うちのお代は少々お高いんでね。そんなちんたらやってらんないんだよ。なら帰んな。Non posso permettermi di perdere tempo con queste idiozie. Yo, この店、今女の子募集中なんだな。ああ？じゃあ、この子なんてどうだ？即採用だろ？へえ。まあそうだね。悪くはないね。悪くはない？この女の子で？随分ハードル高いな。あのさ、うちは女の子の質が売りなの。そういう子はがっぽり稼げる。ただし、質のいい子ってのは可愛いだけじゃないよ。それ以外の個性や魅力が大事なわけ。どういうつもりだ、カイトさん。あんた真冬に怒られるぞ。アシキとショウノが何話してたか探るためだって。キャバ嬢として潜入できりゃ、ぼっちりじゃねえか。バカ言ってんじゃないよ。そんなの頼めるわけないだろ。うん、じゃあこっちの子は？サオリさん？無理だって。真冬でまあ悪くはないねだぞ。他にいねえだろ。誰これ？紹介してもらえんの？は？ん？この写真じゃ地味に見えるけど。いいね。磨けば光る。俺にはわかるよ。星野くんが前に言ってたんだよ。沙織さん、あれ実は相当いい女ですよって。マジかよ。あんた、ここの店長か？ああ。その女の子、ぜひ連れてきてよ。実物見てみたいから。で、よかったら文句なしで即採用するよ。任せとけ。じゃあまたな。行くぞ、ダボ。たくも。期待してるよ、あんたたち。というわけで、沙織さんをキャバ嬢として送り込む。これ以上手っ取り早い道はねえぞ。簡単に言うけどさ、だいたい沙織さんがオッケーするか。彼女だったら食いもんで釣れる。美味しい和菓子の差し入れとかでよ。なんかとびきりのやつで。和菓子だったらしょっちゅう差し入れしてる。今さらそれぐらいで釣れるか。だからこれまで差し入れたことがないくらいとびきりの上物にするんだよ。ん？それってどんなの？俺が知るかよ。スイーツ探しはお前に任せた。たく言い出したのはカイトさんだろうが。De sé che succede a tutti gli altri. Credevo che quelli che ho provato fino adesso fossero buonissimi. Chi posso chiedere che sappia dove trovare un dolce da paura Kamurocho? È Saori stessa. Vediamo. Chiedo direttamente a Saori-san, sarebbe il modo più veloce. Posso parlare fino a che non fa le mani il dolce in questione, ma chi altro potrebbe aiutarci? Io non mi ricordo chi è Tsukumo, non me lo ricordo più. Però Mafuyu magari. Credo che Mafuyu sa che i dolci piacciono a Saori, ma non so neanche da dove iniziare per spiegare la situazione. Dopo che ci ha procurato quel documento non volevo più gravare su di lei. Tsukumo? Scommetto che Tsukumo troverebbe qualcosa senza difficoltà. Ehi, questa sì che è una buona idea. Posso chiedergli di fare una nuova ricerca. Devo chiamarlo. Non mi ricordo più chi è, però vabbè. Ah, ecco. Ciò to sagashite il mono ga aru nde. Oh, kondo wa nani o sagashite? 和菓子には目がない超甘党の女子が絶対に食いつくようなとびっきりの一品。やがみし、古典的な作戦ですね。今時そんなのに釣られる女子はいるのですか？いるんだって。作戦を考えるやつも引っかかるやつも。そうなのですか？
ならばいつも通りユッターで調べてみますので、何か検索ワード。そうだな。それじゃあ限定和菓子で頼む。承知しました。そちらに画面を転送しますぞ。全然ダメです。999件以上、検索結果が多すぎます。全然限定品じゃないな。矢上しよう、他のワードを追加して絞り込んでみましょう。Qualcosa che fa impazzire Sori-san, quale poi si avvicinano di più? Non so. Non so in cosa vuol dire, ma c'è fagiolo rosso. Non mi ricordo più com'era quella torta. Se diciamo fagiolo rosso. Così è stato adesso, ma da zenzen oi. Target wa anko ga suki nano desu ka ne? いや、割と何でもいける。だとすると違うワードにした方が良さそうですね。プロモスとマッチャダメですね。全然減っていませんぞ。限定の抹茶味はありふれたもののようですな。なんだよ、どこのメーカーも似たようなもんばっかり作りやがって。抹茶の線は避けた方が良さそうですな。違うワードでリトライしてみましょう。facciamo sorry。おお、素晴らしい。一つに絞り込めましたぞ。マジか。やったな。momento, la candy oscino。postami ste cose。あ、いや、残念ながらこれは外れだ。違うワードでやり直してみよう。è rimasto solo aperto, bro。いいですね。かなり数が減りましたぞ。なるほど、軽眼ですね。お菓子そのものではなく、お店の方に絞って検索してみたのですか。ああ、新規オープンしたばかりの店の和菓子なら、さすがに食べたことはないはずだからな。さすが矢上氏ですな。ここからさらに絞り込むのは簡単ですぞ。ああ、カムロ町を追加してみてくれ。よし、減った。どれどれ、京都で有名な老舗の竹光が神室町の七福通りで新規オープンですと。ビンゴ、そこに行こう。でも矢上氏、これ限定品ですぞ。今から行って買えますかな。行かなきゃ買えないだろう。愛しの女子にあげるのか、はたまた別の用途か知りませんが、まだあるといいですね。とにかく助かった。Thank you。 ま、健闘を祈りますよ。che giro, cioè, per trovare, diciamo, la pasticceria, Beh, ma forse per me andava bene anche un dolce che avevo già mangiato. Cioè, sono un golosone. Qua c'è, aspetta, qua c'è. Ah, quello. Aspetta un attimo. Che succede qua? Che palle, perché non mi prepara il cocktail che voglio? Puoi dirlo forte, mi avevano detto che è uno dei bar più antichi di Kamurocho. Forse avevamo aspettative troppo alte. Questo bar è un vero schifo, andiamo da un'altra parte. Vuoi andare a giocare a bowling? Perché no? Basta che ce ne andiamo. Sembra che sia successo qualcosa al Bantam. Sarei curioso di sapere cosa. Aspetta, andiamo un attimo. Buongiorno, signore. E là, tutto bene? Sono l'ennesimo cliente da Incubo. Ti hanno fatto uscire di nuovo a te? No, hanno ordinato un cocktail. E questo è un problema. Beh, potrebbe esserlo. Hai idea del perché? Cocktail problematico. Che cosa intende dire? Cocktail difficile da preparare? No. Un drink inventato da un altro bar?
Ti mancavano gli ingredienti. Forse ti mancavano gli ingredienti, forse. Non avevi gli ingredienti adatti. C'erano i migliori ingredienti di Camuroccio. Il problema non è questo. Se non è questo, cosa sarà? Il problema è che è stato inventato da un altro bar. Non fa proprio parte del mio repertorio, eh. Puoi dirlo forte. Come si aspettano che sappia, che sai come prepararlo? Quando l'hanno ordinato sono andato un attimo nel retro a controllare, dato che non l'avevo mai sentito nominare. Non ho trovato niente nei miei libri, così ho chiesto al cliente. Figurati se mi ha detto che era di un altro bar. Volevo almeno provare a farlo, così gli ho chiesto la ricetta, ma non la sapeva. Bah, che gente. Dopo a quel punto era già troppo tardi. Nessuno sano di me ti chiederebbe mai una cosa del genere. Mi fa piacere che la pensi così. Ah, ok. Boh. A proposito del Bantam, ha mai creato un cocktail, cocktail tutto suo? In realtà no. Ma se vuoi te ne preparo uno io. Davvero? Sì, uno speciale solo per te, visto che vieni così, così spesso. Tre volte. Sarebbe un onore. E qual è? Aspetta. Sarà questo? Speciale, sì. Sa, iku ka. Era buono? Arigatou gozaimashita. Ok, grazie, a presto, spero. Va bene, quindi anche questo si è aggiunto alla schiera di amici. Atleta, siamo atleta. Aspetta un attimo. Ho 7000 punti. 7000 punti. Colpo di grazia triplo. Doppio passo salto che non uso più praticamente. Le mosse le avevo prese tutte. Prendo questo, colpo di grazia tipo. Un terzo colpo conclusivo sferrato dopo un doppio colpo di grazia. È un po' che non guardavo. Schivata rotolando. Però vediamo se si sblocca. Sì, ah, ok, vedi. È venuto errore per mix di nuovo dopo un passo... Doppio passo svelto, magari. Attacco passo svelto, durante passo svelto. Allora, prendiamo, prendiamo. Ok, un po' di tecniche. Schivata atterramento mentre cadi. Dovete uscire dalla caduta e riprenderti prima di andare completamente al tappeto. Antiatterramento. Prima di subire una... Ok. Benedizione del dio del tuono. Evita di venire stordito dagli attacchi nemici ogni volta che ha un livello basso di salute. Va bene. Non... No, non c'è altro. Qua ne ho preso un po'. 2004. Questo qua. Mentre potenziamento X è attivo, puoi annullare quasi ogni movimento con un passo svelto. Però uso poco, però vabbè. Ma creare estratti direi che è una cosa proprio... Non mi interessa. Pedino tieni 5 secondi extra, dai, questo posso anche prenderlo, 10 secondi e 15 secondi. E aspetta, lascia che l'arco ti scorra nelle vene e fomenti la tua rabbia. Carica Varex ancora più velocemente se ubriaco, dai, questo lo prendo, anche questo. Così anche se siamo alcolizzati abbiamo i nostri bei potenziamenti. Sì, dov'è?
questo qua? No. Salve. No. No. Nanka, yūmeina wagashi ga open shita mitai da ne. Retsu ga nai tokoro o miru to mou kanbai shita no kana? Sì, ma komaru nda yo ne. Kyoto no shinise da ka nanda ka shiranei ga この町で商売するにはルールを守ってもらわねえと。で、ですからちゃんと役所には届け出をしています。だからそういうこと言ってんじゃねえんだよ。他にも通すところがあるだろって話。まさかみかじめを払えってことですか？みかじめ？さあ何のことかわかんねえな。ただルールを守れって言ってんの。ああ、ちょっとすいません、通してもらっていいですか？あ、なんだてめえ。兄ちゃん悪いな、今大事な話をしてんだ、後にしてくれ。あの限定の和菓子ってまだあります？え、あ、いや、あのてめえ舐めてんのか。今こっちが話してる最中だっつんだよ。兄ちゃん、こっちが優しく言ってるうちに消えた方が身のためだぞ。そっちこそすぐ消えた方がいいんじゃないですか。あ、こんな人前でみかじめせびってちゃ通報されちゃうよ。なんなら俺がしよっか。まさか仇には手出さねえだろうと高く食ってやがんな。見くびられたもんだ。ちょうどいい、見せしめにこいつぶっ殺してこの町のルールを教えてやれ。Sì. Sporchiamo il negozio, un po' di sangue. La Claire. Vado avanti e indietro. Ok. Ecco. なんだてめえは。今なら警察沙汰にしないで済ませてやるから、さっさとどこかに行きな。くさ。あのありがとうございました。あ、いやいや、大したことじゃないです。それより限定の和菓子が欲しいんですけど。すみません、今日はもう完売しちゃってて。売り切れか。くそ、もっと早くから知ってればな。あ、いや、あります、ありますよ。え、一般のお客様用とは別にテレビとかの取材用にいくつかストックがあるんで、それならまだ残ってるはずです。へえ、老舗ともなるとそんなのあるんですね。それ売ってもらえません？ご迷惑をおかけしたお詫びに差し上げますよ。あ、本当に？それじゃ遠慮なく。わらびもちエスクルーシブ。それじゃ私はこれで。本当にありがとうございました。Finalmente ho il dono ideale per Sori-san. Ora devo andare da Genda. E andiamo a consegnarglielo.